Novena a Santa Teresa di Calcutta. Nono giorno. La santità è Gesù che vive e agisce in me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Le nostre opere di carità non sono altro che il traboccare del nostro amore per Dio dal nostro intimo. Perciò, colei che è più unita a Dio ama maggiormente il prossimo. La nostra attività è autenticamente apostolica soltanto nella misura in cui gli permettiamo di agire in noi e attraverso di noi, con il suo potere, con il suo desiderio, con il suo amore. Dobbiamo diventare santi non perché vogliamo sentirci santi, ma perché Cristo deve essere in grado di vivere la sua vita in noi pienamente. Consumiamo noi stessi con Lui e per Lui. Lasciate che Lui guardi con i vostri occhi, parli con la vostra lingua, lavori con le vostre mani, cammini con i vostri piedi, pensi con la vostra mente e ami con il vostro cuore. Non è questa una perfetta unione, una continua preghiera d'amore? Dio è il nostro Padre amorevole. Lasciate che la vostra luce d'amore risplenda così intensamente di fronte agli uomini che, vedendo le vostre opere buone, possano dare gloria al Padre. Siate santi. La santità è il modo più semplice per saziare la sete di Gesù, la sua di voi e la vostra di lui. Pensiero del giorno. La carità reciproca è la via più sicura per una grande santità. Chiedi la grazia di diventare santo. Preghiera a Santa Teresa di Calcutta. Santa Teresa di Calcutta, tu hai permesso all'amore assetato di Gesù sulla croce di diventare dentro di te una fiamma viva, così da essere per tutti luce del suo amore. Ottieni dal cuore di Gesù, si chieda la grazia. Insegnami a lasciare che Gesù penetri in me e si impossessi di tutto il mio essere, in modo così totale che anche la mia vita sia un'irradiazione della sua luce e del suo amore per gli altri. Cuore Immacolato di Maria, causa della nostra gioia, prega per me. Santa Teresa di Calcutta, prega per me. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.